Con grande piacere questo grande evento. Io auguro a Samantha, grande organizzatrice insieme all'associazione STX BP1 e a Luce sul Mare, grandi sostenitori appunto di questi eventi, di continuare negli anni futuri con tutto il mondo del volontariato che oggi qua è ben presente e che ha espresso il meglio di sé. Io vi ringrazio e buona giornata a tutti. Mi sono scritta due cose perché il tempo è stato davvero poco, scusate, alle 4 di stamattina, quindi. Allora, oggi è davvero un sogno per me che si realizza, dopo tanto tempo e tanti mesi di duro lavoro. E spero davvero che tutto il lavoro e l'energia spesi arrivino a tutti voi oggi. Che cos'è un mondo a misura di tutti? È un mondo di pari opportunità. Un mondo dove tutti, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche e cognitive che contraddistinguono ogni essere umano, possiamo realizzare i nostri sogni, avere delle attitudini, dei desideri e poterli realizzare. Oggi le cose stanno pian piano cambiando, ma molto spesso i pregiudizi e le barriere culturali fanno sì che questo non avvenga sempre. Perché ricordiamoci che non è vero che siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, ognuno di noi. E abbiamo diritto però ad usufruire di strumenti che ci diano pari opportunità. Le attività e i laboratori sono tanti, adesso ve li dico che così. E allora, ci sarà attività teatrale in LIS con l'Istituto Comprensivo di Loreo e Rosolina, l'esibizione di danza ASD Total Dance Academy, freestyle show con Vanni Oddera, ci saranno tre spettacoli freestyle, e poi ci sarà la presentazione dei libri della scrittrice Federica Erdmann, e ci sarà l'estrazione di una bella lotteria finale e ci saranno diversi laboratori, stanze sensoriali, coccoli di yoga e terapie del sorriso, Riccardo con la fotografia e la valorizzazione della persona, Aikido, danza, laboratorio con l'armonia dei sensi sulla cura della persona, goccia con le bici per ogni esigenza, la dottoressa Marinella Massarenti che farà musicoterapia, mototerapia, attività con la protezione civile e attività con Monica Mahima, danza il tuo cuore. E grazie alle persone, a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo. Oggi è un giorno di spensieratezza ma anche di grande consapevolezza, come lo dimostrano tutte le persone che mi hanno aiutato a organizzare questo evento. Ognuno di noi ha dei limiti, ognuno ha delle grosse capacità, la squadra insieme colma i limiti e aiuta l'altro. Per creare questo mini mondo è stato così. E sono convinta che tutto il mondo potrebbe diventare così, dove tutti possiamo convivere nella solidarietà e aiutarci reciprocamente per un unico obiettivo, avere tutti pari opportunità e dignità, avere rispetto e amore gli uni verso gli altri. Io ho imparato tanto da questo evento, ma non solo nella giornata di oggi, nell'unione che c'è stata mesi prima per arrivare qui oggi. È una serata molto importante, ringrazio il vulcano che è Samantha perché ha anche occupato le stanze del comune, è proprio occupata nel senso della parola, è anche è verità. È un porto il saluto naturalmente di tutta la comunità. Una volta avrei detto, ho già parlato il mio vice sindaco, ma non è più il mio vice sindaco, però insomma, anche per me, però insomma, 5 anni fa, quando siamo partiti, avevamo 2 o 3 sogni, no? Uno era di diventare un comune turistico e ce l'abbiamo fatta. E uno era proprio quello di diventare anche un comune inclusivo. Io sono un sindaco fortunato perché ho un tessuto di volontariato, di persone che si adoperano, che ci mettono. Sono anche un po' emozionato perché ci credo veramente a questo, oltre al mio gruppo che mi segue sempre. Però abbiamo veramente delle persone meravigliose che muovono un mondo e questo mondo veramente a Porto Tolle è un mondo che viene vissuto alla pari. No? Senza discriminazione e cercando sempre ognuno di sollevare l'altro. E credo che veramente la dimostrazione anche di questa giornata, come del lavoro che fanno quotidianamente chi si adopera costantemente per la qualità della vita di ogni cittadino, che è, ognuno vale uno e i miei 9.200 abitanti valgono per lo stesso modo, per l'età, per il sesso, per qualsiasi tipologia
di situazioni che vivono, e quindi sono veramente fortunato perché è un paese meraviglioso e oggi è una di queste dimostrazioni. Grazie. Linda è da sempre attenta al territorio, sapete che siamo molto vicini alle vostre realtà associative, con Luce sul Mare in primis stiamo promuovendo diverse attività nell'arco dell'anno e quando Samantha Toninello ci ha presentato questo progetto non potevamo che essere al fianco anche con lei e promuovere questa giornata. Adriatica LNG promuove il territorio e promuove al suo interno i talenti, talenti di ogni tipo, e ritengo che talenti e sostenibilità vadano di pari passo oggi e il rispetto della diversità credo sia il primo dei talenti.